Ciao a tutti, voglio parlarvi del nuovo regolamento per i centri sportivi municipali che l'attuale amministrazione approverà entro gennaio e applicherà a partire dalla prossima stagione sportiva. Con questo nuovo regolamento ci siamo dati l'obiettivo di assegnare tutti gli spazi disponibili all'interno delle palestre scolastiche ai cittadini che vogliono fare sport. E in particolare abbiamo approvato a luglio un protocollo d'intesa tra Roma Capitale, CONI Lazio e MIUR regionale al fine di chiedere alle scuole di programmare la loro attività nel più breve tempo possibile, in modo tale che poi i municipi abbiano la possibilità di sapere in anticipo quali sono le scuole e in quali orari si possano avere a disposizione gli spazi per effettuare appunto i bandi ed assegnare queste ore alle associazioni che forniranno un servizio alla cittadinanza di qualità e soprattutto con attenzione particolare alle fasce più deboli. La tutela delle associazioni che vogliamo perseguire con questo obiettivo è importante, in quanto tutto il movimento sportivo di base è fondato appunto sull'associazionismo e le nuove normative nazionali, il nuovo codice dei contratti pubblici che è entrato in vigore nel 2016 ha comportato molte novità, in particolare in termini di definizione di redditività degli impianti e di rilevanza economica. Abbiamo quindi effettuato molti studi, grazie anche ai pareri dell'avvocatura, del segretario generale, per capire se ci fossero dei problemi di incompatibilità tra l'assenza di finalità di lucro prevista negli statuti delle ASD e appunto la rilevanza economica e redditività che è utilizzata spesso come criterio per stabilire se effettuare delle gare in appalto oppure in concessione. Superati questi problemi e quindi riuscendo a dare la possibilità a tutti di partecipare a questi bandi, l'obiettivo adesso che stiamo tentando di raggiungere è quello di disegnare dei bandi in maniera ottimale per ciascun singolo impianto. Entriamo nel punto ancora aperto, ancora in discussione del regolamento, che è quello della classificazione delle palestre scolastiche. Perché parlo di questo? Perché fino a poche settimane fa non sapevamo quali fossero le caratteristiche dimensionali delle palestre che andiamo a mettere a bando, perché banalmente a nessuno era mai venuto in mente di chiedere questi dati agli uffici. E quindi abbiamo ipotizzato una classificazione un mese fa, che però sulla base dei risultati che stiamo raccogliendo non risulta essere ottimale. Ad esempio abbiamo pensato di classificare gli impianti per tipologia A, B, C e D a seconda delle dimensioni stabilite dalle federazioni di pallavolo oppure dalle federazioni di basket, perché sappiamo che molte associazioni, oltre a fare attività con i bambini, attività di base, partecipano ai campionati regionali, campionati provinciali e quindi hanno bisogno di utilizzare strutture con determinate dimensioni. Quindi approfitto di questo video per lanciare anche un invito, ovvero a segnalarci eventuali modifiche migliorative da apportare al regolamento, che appunto entro metà gennaio sarà discusso anche in un'assemblea pubblica e subito dopo sarà approvato in aula Giulio Cesare, per avere finalmente a partire dal prossimo anno un regolamento allineato alle normative nazionali, moderno e che permetta di offrire servizi della massima qualità possibile.